L'Agropoli batte il Palazzolo, si porta a più 5 sulla zona playout. A Delfini ora dovrebbe bastare soltanto un'altra vittoria per avere la matematica certezza di restare in Serie D. Contro i siciliani la gara non vive grandissime emozioni, soprattutto nel primo tempo. Il Palazzolo parte bene, aggredisce gli avversari e prova a mettere in difficoltà Capozzi, ma senza riuscire a batterlo. Con il trascorrere dei minuti la formazione ospite cala e i Delfini provano a prendere il sopravvento grazie soprattutto alla spinta sulle fasce di Ragosta e D'Attilio, le cui conclusioni però sono imprecise. La prima vera palla gol giunge alla mezz'ora quando Ruggeri fa partire un siluro su punizione dai 25 metri che si stampa incredibilmente sulla traversa. Nel finale ci riprova il Palazzolo che con Lopizzo e Sarli non trova la via del gol. Nella ripresa mister Deli Santi cambia, fuori Capozzoli e Margiotta, dentro Santaniello e Landolfi. La prima azione però è di marca siciliana, con Sarli che al decimo non riesce a battere Capozzi. Al 28esimo invece i Delfini passano avanti, bravo in un entrato formidabile a servire Ragosta, con quest'ultimo che calcia dal limite dell'area e trova il vantaggio, approfittando di una disattenzione di Scordino. Avanti di un gol, i Delfini provano a raddoppiare, ma D'Attilio non è preciso in zona gol. Nel finale è Ragosta che chiude il match. Conclusione dopo un'incursione in aria, la palla è deviata da un difensore e finisce ancora alle spalle di Scordino per il 2-0 definitivo. Abbiamo sofferto, però nello score della partita ritengo che i tre punti siano meritati, perché abbiamo rischiato pochissimo, quasi niente, e siamo stati molto ma molto pericolosi, non solo sui due gol fatti, ma anche in altre situazioni che potevano essere, con un po' di determinazione più, si poteva sfruttare meglio. Comunque sono contento della prestazione, perché è stata una prestazione molto buona. Siamo stati capaci di fare un buon pressing, siamo stati capaci anche di giocare molto senza palla, quindi sono molto contento di quello che abbiamo fatto. Il primo tempo forse c'era un poco di tensione, la squadra viaggiava un po' di meno, poi il secondo tempo briglia sciolta, si è vista anche quanta gamba ancora l'Agropoli che può dare nei minuti anche di recupero, negli ultimi minuti. Sicuramente è così, è chiaro che noi spazi nel primo tempo ne abbiamo trovati pochi, quindi dovevamo cercarli noi. La squadra, appunto, come ho detto prima, è stata brava nella ricerca proprio di questi spazi da attaccare, quindi nel momento in cui abbiamo sbloccato il risultato tutto è stato più semplice, perché in quel caso abbiamo trovato più spazi e siamo stati molto ma molto più pericolosi. Siamo stati anche agevolati dall'uomo in meno, e comunque una vittoria meritata.